Ela, ciao zietta, ciao, sono Felicino, zia, ciao. Senti, ho una bella notizia da darti, zia. Mi ha detto Osvaldo, che tra l'altro è stato giornalista alla voce di un giornale ligure, la voce di Nenno, che è una grossa testata, e mi ha detto che non è vero, non esiste il surriscaldamento globale, non è vero che si sta equatorializzando tutto. Non è vero, va tutto bene, zia. Dice che ogni tanto l'umanità ha già vissuto dei momenti così, cioè ci sono stati dei secoli che è venuto ghiaccio ovunque, con i pinguini che giravano per Firenze millenni d'anni fa, oppure c'era un caldo tremendo in Tirolo con non so, i leoni che saltellavano andare a nascondersi. Dice che era già successa questa cosa, Osvaldo. È uno preparato, zia. Non esiste il cambiamento climatico equatorizzato. Cosa, zia? C'è un po' più di verde perché curiamo di più l'ambiente, dice Osvaldo. Di non aver paura, che lo fanno per vendere, zia. Davvero, eh? Davvero. Almeno credo, eh? Piglia le mie parole. Osvaldo ha ragione, ma io poi so capito bene, zia. Non è detto che ho detto la verità. Zia, non ho di... Piglia le mie parole per quello che sono, davvero, Ma davvero, eh. Ma no, stai tranquillo, stiamo tranquilli, zia. E soprattutto ti dico un buonasera per tutta la sera, ormai è sera. Vado a pigliare la terapia, zia, ciao. Ciao. Se riesco a passare, ciao. Ciao, zia.